Questo esperimento, che io chiamo numero 1, serve a misurare la massa equivalente in acqua di un calorimetro. Vediamo che significa massa equivalente in acqua di un calorimetro. Innanzitutto un calorimetro è un recipiente, poi vedremo che è un recipiente particolare. All'interno del calorimetro c'è una certa massa d'acqua fredda, per esempio 100 g d'acqua, alla temperatura 20 gradi centigradi misurata con questo termometro. Poi scaldiamo a parte su un fornello, questa è la fiamma del fornello, una uguale massa d'acqua, 100 g, la chiamiamo M2, la scaldiamo per esempio fino a 80 gradi centigradi, sempre d'acqua. Dopodiché, molto rapidamente, prendiamo questa acqua calda e la versiamo nel calorimetro e la facciamo mescolare con l'acqua fredda. L'acqua calda cede calore all'acqua fredda e verrebbe da pensare che, essendo le masse d'acqua uguali, 100 grammi, la temperatura d'equilibrio alla fine del processo di mescolamento dovrebbe essere la media aritmetica tra le due temperature calda e fredda, 20-80 gradi, la temperatura media aritmetica è 50 gradi, dovrebbe essere 50 gradi. Invece, se uno fa l'esperimento, questo esperimento qua, vede che non è così, ma un valore ragionevole potrebbe essere, per esempio, 48 gradi centigradi, quindi un valore minore della media aritmetica delle due temperature. Vediamo perché accade questo. Intanto diciamo subito che non è un fenomeno causato dal fatto che le masse sono diverse. Se le masse fossero diverse si potrebbe spiegare con la differenza delle due masse. Infatti, se la massa M1 d'acqua fredda fosse maggiore della massa M2 d'acqua calda, sarebbe logico che la temperatura di equilibrio dovrebbe venire più vicina alla massa più grande. Facciamo un esempio concreto: se io ho una vasca piena d'acqua fredda, non posso sperare di scaldarla con un bicchiere d'acqua calda, perché si capisce bene che se io versassi un bicchiere d'acqua calda in una vasca o in una piscina d'acqua fredda, la temperatura dell'acqua fredda si alzerebbe pochissimo, quindi non sarebbe la media aritmetica tra le due temperature, sarebbe una temperatura di equilibrio quasi uguale a 20 gradi centigradi. Però se le masse d'acqua invece sono uguali, effettivamente verrebbe da pensare che la temperatura di equilibrio dovrebbe essere la media aritmetica, 50 gradi. In realtà è di meno, vediamo perché. In parte può essere perché parte del calore ceduto dalla massa d'acqua calda va a disperdersi nell'ambiente. Per questo l'operazione deve essere compiuta in modo molto rapido, in modo da poter trascurare questa dispersione di calore nell'ambiente. Ma il motivo vero per cui la temperatura di equilibrio è sotto a 50 gradi è che il calore ceduto dalla massa d'acqua calda M2 in parte va a riscaldare anche il contenitore, quindi va a scaldare il calorimetro, e la parte restante poi va a scaldare l'acqua fredda. Quindi il motivo è che c'è da scaldare anche il calorimetro, cioè le pareti interne del calorimetro, che erano inizialmente a 20 gradi centigradi anche loro insieme all'acqua fredda, e anche il calorimetro deve portarsi a una temperatura più alta. Per tener conto dell'assorbimento di calore del calorimetro si introduce il concetto di massa equivalente in acqua, cioè si immagina che il calorimetro non sia fatto effettivamente di legno, alluminio, polistirolo, plastica e così via, ma sia fatto d'acqua, cioè si immagina di sostituire il recipiente con una certa quantità d'acqua immaginaria che si chiama massa equivalente in acqua. Equivalente in che senso? Equivalente nel senso dell'assorbimento del calore, cioè il calorimetro viene sostituito, viene in modo immaginario naturalmente, viene sostituito come se fosse una massa d'acqua aggiuntiva. Quanta acqua? Quella quantità d'acqua, quei grammi d'acqua che assorbirebbero la stessa quantità di calore che effettivamente assorbe il calorimetro. Vedremo che con questi dati sperimentali che ho inventato qui, la massa equivalente in acqua di questo calorimetro, con questi dati, sarà di 14 grammi. Che cosa vuol dire? Poi lo dimostreremo. Non vuol dire che se io metto il calorimetro su una bilancia, la bilancia segna 14 grammi. Magari segnerà 200 grammi, perché il calorimetro è fatto di legno, di plastica, di alluminio. Quindi, quando diciamo che equivale a 14 grammi, non stiamo dicendo che è la sua massa vera. Stiamo dicendo che dal punto di vista dell'assorbimento del calore, il calorimetro assorbe tanto calore
quanto al suo posto ne assorbirebbero 14 grammi d'acqua. Quindi la massa equivalente si riferisce all'assorbimento di calore, cioè quanta acqua assorbirebbe al posto del calorimetro la stessa quantità di calore che assorbe il calorimetro, vedremo che in questo caso è 14 grammi d'acqua. I calorimetri migliori sono quelli che assorbono di meno calore, quindi un calorimetro da 10 grammi di massa equivalente è migliore di un calorimetro da 20 grammi. Più il calorimetro è grande, però, quindi un calorimetro che ha una grande capienza, inevitabilmente ha una massa equivalente in acqua maggiore, cioè un calorimetro per esempio da un litro molto grande assorbe ovviamente più calore di un calorimetro da mezzo litro. Comunque, in generale, i calorimetri migliori sono quelli che assorbono poco calore, quindi quelli che hanno masse equivalenti in acqua piccole. Il calorimetro è un po' come l'arbitro in una partita di calcio, meno si vede e meglio è. L'arbitro migliore è quello che praticamente è invisibile e non va a disturbare il gioco, se non quando è necessario. Quindi meno è protagonista e meglio è. Ora vediamo come è fatto un calorimetro. Abbiamo detto che non è un contenitore qualunque, in pratica il calorimetro è un termos, cioè è un contenitore che limita al minimo i trasferimenti di calore dall'esterno all'interno e dall'interno all'esterno, quindi è un isolante termico. Questo perché quando noi versiamo l'acqua calda nel calorimetro vogliamo che il calore che viene ceduto dall'acqua calda rimanga tutto all'interno del calorimetro e vada un po' a scaldare il calorimetro, il resto a scaldare l'acqua, ma non deve uscire fuori. Se esce fuori il calore, allora è impossibile eseguire poi delle misure che siano attendibili. La parola stessa calorimetro vuol dire misuratore di calore. Se il calore scappa fuori, esce fuori dal recipiente, è impossibile fare queste misure di calore. Quindi il calorimetro è essenzialmente un termos. Per esempio, un calorimetro non potrebbe mai essere una normale bottiglia o fatto, per esempio, tutto quanto di metallo, perché il metallo, i metalli sono ottimi conduttori di calore e perciò il calore non resterebbe sicuramente all'interno, ma molto rapidamente si trasferirebbe all'esterno per conduzione termica. Eppure noi vediamo dei calorimetri che sono fatti in metallo. Quando noi andiamo a comprare un termos in un negozio, effettivamente è fatto di metallo, quindi sembrerebbe una contraddizione. Come è fatto un calorimetro in realtà? Il metallo, sia sulle pareti esterne che su quelle interne, serve, oltre che per la robustezza e per non farlo rompere, serve anche per impedire il trasferimento del calore da dentro a fuori o da fuori a dentro per irraggiamento. Infatti le superfici metalliche sono praticamente degli specchi e quindi riflettono le onde elettromagnetiche, insomma riflettono la radiazione, e questo quindi limita moltissimo la propagazione del calore da dentro a fuori e da fuori a dentro, propagazione per irraggiamento. Ma non possono essere fatti soltanto di metallo, come abbiamo detto prima, perché se no permetterebbero il passaggio di calore per conduzione termica, cioè magari impedirebbero l'irraggiamento ma permetterebbero la conduzione termica. Per impedire la conduzione termica, tra la parete interna e la parete esterna c'è una intercapedine che o è riempita di un materiale isolante, come può essere polistirolo per esempio, oppure è riempita d'aria, o addirittura c'è il vuoto tra la parete interna e la parete esterna. Quindi ci sono dei materiali isolanti che impediscono il passaggio di calore per conduzione termica. Ora andiamo a vedere come da questi dati sperimentali si può ricavare la massa equivalente in acqua del calorimetro. Innanzitutto disegniamo il grafico cosiddetto a gradini, temperatura-calore, dell'acqua. Possiamo disegnare un unico grafico sia per l'acqua fredda che per l'acqua calda per due motivi. Intanto perché è sempre la stessa sostanza, quindi è acqua identica sia fredda che calda, quindi è la stessa sostanza e sono uguali anche le masse, 100 grammi, 100 grammi. Quindi invece di disegnare due grafici come dovremmo, possiamo disegnarne uno solo dove riportiamo lo stato iniziale dell'acqua fredda, lo chiamiamo A, e lo stato iniziale dell'acqua calda lo chiamiamo B. Stiamo sul tratto liquido.
Sappiamo infatti che qui l'acqua è allo stato solido, ghiaccio, qui c'è la fusione, ma noi stiamo lavorando con l'acqua liquida, quindi stiamo su questo tratto. Le temperature sono 0 gradi e 100 gradi centigradi, le nostre temperature invece sono 20 gradi, lo stato iniziale dell'acqua fredda, 80 gradi centigradi lo stato iniziale dell'acqua calda, e poi abbiamo la temperatura di equilibrio che abbiamo detto non è 50 gradi, ecco, questo non l'abbiamo spiegato bene, è di meno, è 48 gradi. Come mai non è 50 gradi? Perché abbiamo detto che il calorimetro si comporta come una massa aggiuntiva d'acqua. Dopo dimostreremo che in questo caso sono 14 grammi. Quindi è come se noi avessimo 100 grammi d'acqua calda ma 114 grammi d'acqua fredda. Quindi non è più vero che le due masse d'acqua sono uguali, nel senso che se noi consideriamo anche il calorimetro, che immaginiamo come se fosse 14 grammi d'acqua fredda, allora noi abbiamo più acqua fredda, 114 grammi, piuttosto che acqua calda, 114 grammi contro 100, ed è per questo motivo che la temperatura di equilibrio non è la media aritmetica, ma è più vicina alla temperatura fredda. Vediamo quindi in questo grafico che il sistema freddo, quindi l'acqua più il calorimetro, si scaldano di 28 gradi centigradi, da 20 a 48 gradi, mentre invece l'acqua calda si raffredda di 32 gradi centigradi, delta T2, da 80 a 48 gradi centigradi. E questi due tratti sull'asse orizzontale, che è l'asse del calore scambiato, sono il calore assorbito e il calore ceduto. Il calore assorbito è questo tratto orizzontale tra A ed E, calore assorbito dal sistema freddo, che è composto da 100 grammi d'acqua più 14 grammi equivalenti d'acqua di calorimetro. Mentre invece il calore ceduto è questo trattino qua, verso sinistra, che rappresenta il calore ceduto dall'acqua calda che passa da B a E. Siccome il calore assorbito e ceduto sono delle forme di energia, sono energia termica, allora l'energia si deve conservare, quindi tanto calore cede l'acqua calda, altrettanto ne assorbe l'acqua fredda. Perciò l'equazione da impostare è calore assorbito uguale a calore ceduto, queste due quantità di calore uguali. Calore ceduto va messo in modulo perché per convenzione il calore ceduto è negativo, il calore assorbito è positivo, e quindi se vogliamo scrivere queste equazioni con i valori numerici positivi, calore assorbito e calore ceduto, dobbiamo metterlo in modulo, anche perché non avrebbe senso che una quantità positiva non può essere uguale a una quantità negativa. Poi, siccome stiamo sul tratto della fase liquida dell'acqua, il calore assorbito e il calore ceduto li calcoliamo con le formule dei riscaldamenti e dei raffreddamenti. Infatti sappiamo che quando una sostanza si riscalda o si raffredda dobbiamo usare la formula calore specifico massa delta T. Calore specifico massa delta T, nel caso del sistema freddo, dobbiamo ricordarci che la massa non è solo 100 grammi, ma c'è anche la massa equivalente del calorimetro. Quindi è come se fosse una massa d'acqua totale di M1 più ME grammi. E ME è la nostra incognita. Infatti adesso stiamo dimostrando che quel calorimetro lì ha una massa equivalente in acqua di 14 grammi. Fino adesso io l'ho dato per scontato per motivi didattici, però adesso lo dimostriamo. Quindi il vero esperimento serve proprio a misurare quanto è la massa equivalente in acqua di questo calorimetro, e vedremo che infatti porterà 14 grammi. Dunque, calore specifico dell'acqua, perché il calorimetro pure è acqua, abbiamo detto è tutta acqua questa, e poi c'è delta T1, il riscaldamento di 28 gradi centigradi. Invece la stessa formula la usiamo per l'acqua calda, che qui è indicata con 2, M2 delta T2. Calore specifico dell'acqua si semplifica perché è acqua sia quella fredda che l'acqua calda, sempre acqua è. Stesso calore specifico si semplifica. M2 e delta T2 con delta T2 in modulo perché altrimenti sarebbe negativo, meno 32 gradi centigradi. Ricaviamo M1 più ME portando delta T1 qua sotto. Sostituiamo i valori. M2 è 100 grammi, le due variazioni di temperatura, 32 e 28 Kelvin o gradi centigradi, è lo stesso, e troviamo 114 grammi.
Quindi M1 più ME fa 114 grammi. Ma M1 già sappiamo che erano 100 grammi. Allora ME di conseguenza è 14 grammi. Quindi abbiamo dimostrato che la massa equivalente in acqua di questo calorimetro è 14 grammi. In pratica l'esperimento si conduce in questo modo. Si misurano le masse d'acqua calda e d'acqua fredda che non necessariamente devono essere uguali. Io in questo esempio le ho prese uguali. Ma se anche le masse d'acqua M1 e M2 fossero diverse, potremmo tranquillamente impostare la stessa equazione di prima, calore assorbito uguale calore ceduto, e non è necessario in queste formule che M1 sia uguale a M2. Quindi possiamo tranquillamente fare l'esperimento anche con M1 e M2 diversi e troveremmo lo stesso la massa equivalente in acqua del calorimetro. Quindi per fare questo esperimento si prendono due masse d'acqua uguali o diverse, non è importante, si misurano le loro temperature T1 e T2 e poi molto rapidamente si versa l'acqua calda nell'acqua fredda e si misura la temperatura d'equilibrio. Dalla misura della temperatura d'equilibrio, attraverso tutti questi passaggi, si trova la massa equivalente in acqua del calorimetro. Per concludere, ricordiamo ancora che cosa significa intuitivamente questo risultato. Vuol dire che il nostro calorimetro, questo qua in particolare, assorbe una quantità di calore pari a quanta al suo posto ne assorbirebbero 14 grammi d'acqua.